Buone giornate. Allora, oggi si comincia. Sul sito c'è già la prima puntata degli Angeli. Costo 3,99 euro. Qui vi do soltanto due istruzioni praticissime per orientarsi con questi ritratti di Angeli. La prima istruzione si intitola Il necessario. Il tuo ritratto angelico ti dirà, come vedrai, tutta una serie di cose che per te è necessario fare. Perché è necessario? Ti ricordi quella bella storia del passaggio del mare? Ecco, le indicazioni che il tuo ritratto angelico ti dà sul da fare servono a tenerti nella tua direzione migliore mentre attraversi il mare della tua vita quotidiana. Ma il tuo angelo non ti dirà tutto quello che tu puoi fare. Quello dipende da te. Funziona così. Nel video tu trovi le indicazioni sul da fare, necessario, il necessario. Le fai, quelle cose. Quanto tempo ti prenderà? Ma tanto, poco. Per il resto della giornata fai quello che ti pare. E va benissimo così. Perché? Perché bastano quelle poche indicazioni da rispettare per tenerti nella tua direzione giusta. Per alcuni sarà molto semplice. Per esempio, chi è nato il 5 di luglio o l'8 giugno. Ecco, questi qui avranno due indicazioni da rispettare. Invece, chi è nato il 14 luglio o il 15 giugno, tutti i giorni avranno un elenco di cose da fare per tenersi in carreggiata. Il bello è che i vantaggi, i cambiamenti, gli ampliamenti di orizzonte si vedranno subito. La seconda istruzione si intitola L'assimilazione. E c'è un tempo di assimilazione. Prima o poi verrà il tuo compleanno, troverai il video del tuo angelo, ecco quel bel giorno tu non sperare di capirlo subito il tuo ritratto angelico. Non succede mai, a meno che tu non sia un genio della psicologia o una persona estremamente intuitiva. Non è stato il mio caso. Io la prima volta che ho visto il mio ritratto angelico, la mia reazione è stata: ma cosa c'entra con me? Non si capisce come sta insieme, che nesso c'è tra tutti questi tratti. Non mi piace neanche. Una persona che lo stava leggendo con me mi dice: no, aspetta un attimo, guarda un po' questo punto qua. Non è quello che tu hai sempre voluto fare? E questo qua non sei tu, è questo? E guardavo e non vedevo. C'era come una nebbia. A quel tempo sapevo pochissimo di angeli. Poi qualche mese dopo ho cominciato a orientarmici. Oggi il mio ritratto angelico mi piace moltissimo. E tra l'altro tutte le volte che lo rileggo ci trovo qualcosa di nuovo che non avevo ancora capito. È un processo che incomincia e che non so quando finisca. Processo di scoperta di se stessi. Per te il tuo angelo sarà all'inizio incomprensibile, ma non per gli altri. Gli altri li vedono subito i rapporti tra un ritratto angelico e una persona. Subito. E questo è un modo per allenarsi a capire anche il proprio angelo, capendo le vite altrui. Io nei video darò diversi esempi di persone illustri. Farò vedere come in questi esempi, in queste biografie, ci sono dei periodi in cui le cose a queste persone gli andavano proprio male. E si vedrà che in quei periodi loro non stavano affatto rispettando le indicazioni del loro ritratto angelico, facevano magari il contrario esatto. Poi dei periodi in cui andava tutto molto bene, per la ragione opposta, perché avevano cominciato a rispettare le loro indicazioni necessarie. Saranno decine,
quasi un centinaio di esempi che faremo. E poi si aggiungono le esperienze che puoi fare tu per allenarti a capire il tuo angelo capendo prima gli altri. Per esempio, conosci una persona e provi a fare l'angelologo, cioè chiedi a questa persona, butti lì la domanda, ma tu quando sei nata? Lei ti dirà la data di nascita e tu dirai, ah, dunque tu hai questo o quest'altro talento, e hai questo e quest'altro problema, giusto? E la persona dirà, ma come hai fatto a saperlo, che non ci conosciamo ancora? Sono le meraviglie dell'angelologia. Tu in quel momento puoi dire, puoi parlare degli angeli a questa persona, oppure puoi inventarti che è un tuo dono saper leggere nelle vite altrui così all'improvviso. Che poi non è neanche un'invenzione, perché l'angelologia dà questa abilità. Vabbè, è tutto. Non occorrono altre istruzioni. Buoni ascolti e a presto. Ci vediamo sul sito.